Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Parliamo oggi di un libro, di un thriller che a me è piaciuto moltissimo. Io sono un'appassionata di gialli, di thriller, ne ho letti veramente centinaia, vi assicuro che questo è uno dei più belli che ho letto. L'ho già letto diverse volte e mi ha appassionato tantissimo. È un thriller psicologico, mentale, molto cerebrale. Se vi dico il nome degli autori probabilmente non vi dice niente, sono due autori francesi, si chiamano Boileau Narcejac. Ma sono gli autori che hanno scritto ad esempio Diabolique, da cui è stato tratto il film con Isabella Gianini e Sharon Stone. Hanno scritto dei racconti che poi sono stati ripresi da Alfred Hitchcock per i suoi film, eccetera. Hanno collaborato tantissimo, hanno scritto oltre 40 romanzi insieme, hanno vinto premi letterari, eccetera. Sono molto bravi. Se vi capita a Boileau Narcejac trovarli in giro, questo è il libro, I Vedovi. Titolo originale Le Veuf, cioè i vedovi in francese. Il thriller vi terrà incollati alla lettura dalla prima all'ultima pagina, il classico libro che non riesci a smettere di leggere. Comunque la storia praticamente parla di uno scrittore di scarso successo, un po' spiantato, che si iscrive a un premio letterario con un racconto in maniera anonima, non spera neanche di vincere. È sposato con una modella, Matilde, di cui è gelosissimo, ossessivamente geloso, paranoico, vede amanti dappertutto, è convinto che lei la tradisca, la fa seguire, la segue, è ossessionato dalla gelosia al tarlo per questa moglie. La moglie deve andare a casa di un fotografo per fare dei lavori, lei è una modella. Sapendo di questa gelosia del marito non gli dice niente, lui la segue, la scopre e visto che non gli ha detto niente si convince che questo deve essere il suo amante. Gelosissimo si compra una pistola, va a casa di questo signore e lo uccide mentre litigano. Nel frattempo succede che il suo racconto vince il premio letterario e lui dovrebbe uscire allo scoperto, però scappando dal luogo del delitto viene visto. E quindi non può uscire, anzi deve restare nascosto, comincia a cambiare il suo look, si fa crescere la barba, dice alla moglie che è meglio mantenere l'incognito per mantenere un alone di mistero, perché così il libro è più intrigante, trova delle scuse, però lei alla fine comincia a farsi delle domande, comincia a insistere con lui, vuole sapere cosa è successo, si convince che potrebbe essere lui l'assassino. Lo perseguita, litigano spesso per questo motivo. Un giorno litigando escono di strada e la moglie muore e lui si ritrova all'ospedale. Bene, per questo libro penso di avervi detto anche fin troppo. Come andrà a finire? Era quello l'amante della moglie? Era un altro? Oppure lei non lo tradiva? Lui riuscirà a uscire col suo romanzo? O verrà ucciso lui a sua volta? O si ucciderà alla fine? Oppure l'amante era un altro? Come andrà a finire il racconto? Leggetelo se volete saperlo. I Vedovi, Boileau-Narcejac. Vi lascio il titolo e tutto in descrizione. Se vi è piaciuto il video, giratelo a qualche amico magari appassionato di gialli e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Alla prossima, ciao!